E la domenica del debutto in giallo-rosso di Siciniano e Bolagno, arrivati nel Salento giovedì, Rossi, che li attendeva come una manna, li getta subito nella mischia. Con l'innesto del colombiano il centrocampo risulta quasi rivoluzionato, ma c'è anche un terzo innesto provvidenziale. Il ritorno in attacco dopo la squalifica di Cevanton, al quale Rossi alla fine decide di affiancare Bojinov, rispedendo in panchina Conan. La regina, segnalata in gran forma a San Siro contro il Milan, aveva dato filo da torcere ai campioni d'Europa e in precedenza aveva battuto il Parma in trasferta e la Lazio al Granillo, è costretta ancora una volta a rinunciare a Nakamura, Mozart e Paredes, defezioni alle quali si aggiunge quella dell'influenzato Bonazzoli. Al suo posto davanti c'è l'ex giallorosso Stellone. Per il resto gioca la squadra che a San Siro si era resa protagonista di un avvio fulminio, con gol e almeno altre tre limpide occasioni da rete racchiuse nei primi 5 minuti di gara. Sembra quasi che il Lecce abbia visto quel match e deciso di colpire i calabresi con le loro stesse armi. L'avvio dei salentini e come neanche il più ottimista dei loro tifosi aveva osato immaginare. 2 minuti e Bojinov, dopo essersi sbloccato contro il Bologna, offre subito il bis. L'angolo battuto da Cevanton trova Siviglia appostato sul primo palo a prolungarle la traiettoria. Commesto che salta a vuoto per Bojinov, è proprio il caso di dirlo, è un gioco da ragazzi centrare l'appuntamento col secondo gol in Serie A. Sembra la fotocopia della rete segnata 7 giorni prima dalla regina al Milan. Per il Lecce, come contro l'Inter, la partita inizia nel modo migliore. La speranza è che questa volta i giallorossi siano più concreti e meno sciuponi. Una speranza che viene subito assecondata dai fatti. I 500 tifosi giallorossi presenti al Granillo stanno ancora festeggiando il gol di Bojinov, che la squadra gli regala il bis. Tutto nasce da una splendida intuizione ancora di Bojinov. Il lancio del ragazzino bulgaro è degno del miglior Ledesma e, visto che la palla giunge sui piedi di un campione come Cevanton, per la regina son dolori. L'uruguaiano mette in mostra il repertorio dei grandi attaccanti. Controlla il pallone alla perfezione e poi punta Hiranek, lo disorienta con una finta e, una volta smarcatosi davanti a Belardi, lo trafigge con un diagonale di rara precisione. 2-0 per il Lecce, sono passati appena 4 minuti. Sembra di sognare invece una splendida realtà. È l'ottavo gol stagionale dell'uruguaiano, che aggancia a quota 19 nella classifica dei cannonieri di tutti i tempi in Serie A del Lecce, Vugrinez, e adesso ha davanti a sé solo Lucarelli e Pasculli. La cosa più importante però è che per una volta i giallorossi si sono fatti concreti, cattivi, sotto porta, realizzando il 100% delle occasioni costruite. Sprecare un simile tesoro sarebbe un vero e proprio delitto. Ma la partita è ancora lunghissima, il Granillo è una bolgia e la regina in campo schiuma rabbia. La strada per portarsi a casa questi 3 punti preziosissimi è ancora irta di insidie. I calabresi attaccano con la rabbia di un leone ferito. Il Lecce si difende senza grandi affanni. Le uniche insidie arrivano dai calci piazzati di Cozza e dalla vivacità di Michele, e poi prova a ripartire in contropiede. In fondo per Siciniano non c'è molto lavoro, almeno fino al 26esimo, quando Di Michele, che proprio contro Rossi, l'allenatore che lo ha lanciato in Serie A, festeggia la 100ª presenza nella massima divisione, semina lo scompiglio nella retroguardia giallorossa. Siviglia riesce a metterci una pezza, ma Falzini restituisce la palla a Di Michele, sul cui cross Cozza ruba il tempo ad Abruzzese e trafigge imparabilmente Siciniano, riaprendo il conto della partita. Il rischio è che i giallorossi passino mentalmente il film delle occasioni sprecate in passato e si facciano assalire dalla paura di non farcela, dalla convinzione che sia una stagione maledetta. Ma a schiacciare i fantasmi ci pensa proprio il più giovane di tutti. Servito da Bolagno, Bojinov si proietta come una scheggia nella metà campo avversaria. Il movimento di Cevanton gli crea lo spazio giusto dove infilarsi. Sottil, in affanno, lo falcia negandogli una chiara opportunità da rete. Sarebbe stato da solo davanti a Belardi. Il rosso di Rodomonti è inevitabile. Per la regina, che indietreggia mesto sulla linea dei difensori, accentra Torrisi e sposta a sinistra Hiranek, significa giocare la restante ora con un uomo in meno. Una batosta che Lecce prova subito a sfruttare, ma prima Rodomonti, come contro l'Inter, si dimostra poco attento nel far rispettare la distanza alla barriera sui calci piazzati, poi si trova nel posto sbagliato sul cross di Tonetto, finendo col favorire il recupero di Tedesco su Cevanton. È molto fiscale invece l'arbitro nell'estrarre i cartellini gialli. 4 gli ammoniti del Lecce nel primo tempo, Bolagno, Abruzzese, che già diffidato salterà la sfida con la Lazio, Ledesma e Siviglia. La regina comunque ancora non sembra disposta ad arrendersi, anche in avvio di ripresa prova a spingersi in avanti. I pericoli continuano ad arrivare dai soliti Cozza e soprattutto Di Michele, che all'ottavo fa venire i brividi alla retroguardia giallorossa. Il Lecce pensa a difendersi e poi ad infilarsi negli spazi larghi della metà campo avversaria per provare a chiudere il conto. Al 12esimo Camolese ritocca l'attacco fuori Stellone, ma i pericoli
pericoloso dentro dall'acqua, che non ha neanche il tempo di prendere confidenza col terreno di gioco, che il match praticamente già si chiude. Siamo al quarto d'ora quando Cevanton veste i panni dell'uomo assist e con un lancio millimetrico imbecca lo scatto di Bojinov. Il bulgaro infila a Mesto, un centrocampista che Camolese ha voluto azzardare in difesa, e poi umilia Belardi con un tunnel che gli regala la prima doppietta della carriera in giallo-rosso e manda in archivio il risultato. Con un uomo in meno e due gol da recuperare per la Regina si fa durissima. I calabresi dovrebbero segnare subito per avere ancora speranze, ma Siciniano in aria fa buona guardia. Anzi, al ventesimo il Lecce potrebbe far poker con la rasoiata del limite di Cevanton. Rossi, soddisfatto, concede un po' di riposo a Bojinov, lo rimpiazza Conan, mentre Siciniano si oppone con i piedi a un tentativo del solito di Michele. I due tecnici danno fondo alle risorse che hanno in panchina. Nella Regina entrano anche Martinez e Leon ai posti di Falzini e Corza. Nel Lecce Bolagno lascia il posto al Rullo. Il match però ha ormai poco da dire e potrebbe regalare solo una vittoria più rotonda al Lecce quando al 36esimo Mesto falcia in aria Cevanton. Per l'uruguaiano l'occasione giusta per affiancare Vieri e Trezeguet nella classifica dei bomber e mettersi sulla scia di Totti e Shevchenko, ma ne viene fuori un tiro non angolato che Belardi respinge e sulla ribattuta l'uruguaiano e Tonetto finiscono con l'ostacolarsi. Peccato, ma va bene comunque così. Gli ultimissimi minuti sono per i tentativi vani della Regina di segnare il secondo gol. Finisce col primo blitz esterno della stagione dei giallorossi, una boccata d'ossigeno che proprio ci voleva, e con un po' di baruffa nel sottopassaggio tra Baiocco e Cevanton. Alla fine cosa è successo dopo, quando stavate uscendo? Mi pare che c'è con stato... me niente. Capisco la rabbia che avevano i loro giocatori perché avevano perso una partita, credo che è importante. Io sempre sono tranquillo, sono umile e so che devo continuare a lavorare come l'ho fatto fino adesso. Cevanton, sei in luna giusta, è un giocatore che mette da solo in difficoltà le difese, per oggi ha fatto bene tutta la squadra, anche il ragazzino davanti, al di là dei due gol è sempre stato pericoloso, ha creato anche l'occasione dell'espulsione della Regina. Io ho una squadra che ha dei valori, se gioca con quell'umiltà che ci deve contraddistinguere. Pronti via subito in gol tu, poi il raddoppio di Cevanton, gol importantissimi in 4 minuti, 2-0 per mettere in discesa questa partita. Sì, l'obiettivo nostro era questo, di partire subito pronti via, 100%, di partire subito così sparati, e niente, abbiamo beccato la Regina non pronta. E così 2-0 e va bene così. Il gol più importante però è stato quello al quarto d'ora delle riprese, il terzo che ha chiuso la partita. Lì sei stato bravissimo a mantenere la freddezza su quel bel appoggio, diciamo. Sì, ma veramente io mi sono trovato tu per tu con Belardi, ho tirato, non ho pensato veramente. Poi questa volta mi è andata bene, non è come le altre volte, come detto a Lecce trasmissione, che altre volte mi avevo parlato di portiere, adesso la palla è entrata e sono contentissimo veramente. Domenica scorsa sei diventato lo straniero più giovane a segnare in Serie A, oggi il più giovane a segnare una doppietta. Sì, sicuramente, veramente, sicuramente sono contento e niente, andiamo. Sei un sogno, hai paura di svegliarti? No, veramente, io devo ringraziare veramente prima i miei compagni che mi stanno veramente servendo e mister che mi dà veramente la fiducia, perché io, lo voglio dire la verità, io prima non sapevo di giocare, sono arrivato a campo sapendo di non giocare, sicuramente perché mister aveva provato Axel e Sceva davanti, io sono rimasto così, ho detto vabbè, se devo entrare entro con la... come altre volte, concentrato, e se devo fare gol, niente, mister mi ha dato l'opportunità, lo devo ringraziare un'altra volta perché mi dà fiducia veramente e io sto ripagando quella fiducia. Un po' di molto favorevoli a Lecce che hanno concretizzato bene, uno su una palla ferma e uno su un contropiede con una difesa schierata, quindi non è stato tanto un discorso di gioco ma è stato un discorso di episodi sfruttati al massimo. È chiaro che quando succedono queste cose qui ci sono anche delle colpe nostre che analizzeremo in maniera molto attenta.
però non è tanto come volume di gioco, perché poi loro sono sempre stati sotto, si sono difesi, hanno fatto la loro partita, è che i due episodi sono stati determinanti. E cosa vi ha creato più problemi del Lecce? Ma la loro velocità davanti, hanno dei giocatori importanti, poi Shevanton più dell'altro, che penso che abbia giocato da solo Shevanton oggi, ha fatto tutto lui, ha creato il gol sul calcio d'angolo, ha fatto il secondo, ha creato il terzo e ha fatto anche, poteva fare il quarto sul calcio di rigore, quindi penso la loro velocità ci ha veramente castigato. Oggi è mancato l'approccio alla partita subito all'inizio, dove siamo andati subito sotto di due gol. Poi purtroppo ci sono stati degli episodi dove l'arbitro è andato un po' a favore loro, non voglio discutere gli arbitraggi, però oggi credo che l'espulsione non c'era. Hai messo uno zampino importante, il gol e poi insomma, la tua firma anche nelle altre due reti, quelle di Borgia. Certo, questa settimana a Lecce non è che hanno parlato molto bene di me. Quindi voglio ringraziare la gente di Lecce, i tifosi che mi vogliono un sacco di bene, questa rete è per loro, niente altro, continuerò a lavorare come l'ho fatto fino adesso, a lottare, a fare tutto per far rimanere Lecce in Serie A, però questo si merita la gente, perché abbiamo visto oggi tanta gente in campo, gente di Lecce, sicuramente vedranno tante gente anche allo stadio la prossima partita. Hai sentito qualcosa che ti ha dato fastidio, che ti ha ferito? No, non voglio entrare in polemica, devo continuare a lavorare, fare bene per la squadra, per la gente che mi vuole un sacco di bene, anche io li voglio tantissimo bene a loro. Cevanton ha fatto capire di essere rimasto dispiaciuto da qualcosa che ha sentito in settimana dopo quella squalifica che gli ha fatto saltare la partita del Bologna. Ma Shevanton c'ha solo un modo per dimostrarsi dispiaciuto, di quello di giocare come oggi. Lì ci credeva già prima di questa partita nella possibilità di agguantare il quintultimo posto, a maggior ragione immagino adesso. Sì, però dobbiamo vivere la giornata, noi oggi abbiamo fatto un grosso passo in avanti. Abbiamo riaperto una strada, soprattutto abbiamo interrotto una serie non di prestazioni, perché le prestazioni sono state sempre di alto livello, però questo ti fa credere nel lavoro che fai, perché puoi giocare bene ma se non fai il risultato poi metti in discussione, l'unica cosa che conta che è il lavoro. Se noi veniamo da delle buone prestazioni quest'anno, insomma, a parte un po' all'inizio che c'era ancora da trovare l'intesa, abbiamo sempre fatto buone prestazioni, insomma, oggi abbiamo aggredito subito la regina e chiaramente quell'1-2 li ha messi un po' al tappeto. Adesso nuovamente a meno 5 dalla quintultima posizione, divario importante, però insomma. Sono sempre 5 punti, l'Empoli ha vinto a Milano, però insomma siamo lì, c'è un giro di ritorno, adesso cercare di giocare sempre la stessa mentalità di oggi e poi vedremo. Gli innesti di Bologna e Sicignano si sono fatti già sentire? Sì, ed hanno fatto una buona partita, insomma, Sicignano ha dato sicurezza a tutta la squadra, Bologna in mezzo al campo, a mio avviso si è mosso bene, poi magari non è che li giudico io.